cosa abbiamo bisogno per inventare il futuro? Sicuramente abbiamo bisogno di molto ottimismo. Il futuro richiede la partecipazione di tutti e richiede che tutti noi contribuiamo con le nostre energie. Questo è quello che noi come SIT cerchiamo di fare tutti i giorni e che cerchiamo anche di fare in modo che facciano i nostri collaboratori. Domanda difficilissima. Sicuramente abbiamo bisogno di, come dire, maggior collaborazione, maggior contaminazione e di creatività. I lavori del futuro saranno fatti non più di sola conoscenza, ma anche e soprattutto di creatività. Creatività che non è una dote innata, ma si può imparare. Quindi è importante che diamo ai giovani la possibilità di coltivare e di imparare la creatività, perché darà un valore aggiunto al loro lavoro del futuro. E personalmente affronto il futuro cercando di scoprire nuove strade, non avendo paura di fallire. È chiaro che in un'azienda va centellinata questa cosa del rischio, no? Però ogni giorno cerchiamo di scoprire nuovi modi per fare le cose classiche che facciamo tutti i giorni. Vuol dire connettersi sempre di più tra di noi, tra le aziende, soprattutto le aziende che parlano la stessa lingua. Noi abbiamo deciso di puntare da molti anni sulla sostenibilità ambientale e sociale della nostra azienda e ci siamo aperti nei confronti di queste famose giovani generazioni di cui tutti parlano e diciamo in pochi secondo me fanno veramente qualcosa. E come l'abbiamo fatto? 25 anni che ci occupiamo di recupero e di riutilizzo di materiali per fare oggetti di design per le aziende, quindi abbiamo cominciato in tempi non sospetti. La nostra idea di condividere un futuro è quello di trasmettere agli imprenditori, ai giovani imprenditori, tutto quello che in tanti anni abbiamo imparato sul significato dell'impresa, sul significato di parlare di sostenibilità, su cosa vuol dire in effetti riuscire a creare nuovi materiali d'economia circolare. E abbiamo deciso di passare veramente il testimone a chi è più bravo di noi, perché la verità è che questi ragazzi, quelli chiaramente motivati, quelli che hanno voglia di cambiare le cose nel nome di una sostenibilità, di un ambientale e sociale, possono farcela. Penso che sia importante riuscire a cambiare, ad adattarci alle condizioni che cambiano intorno a noi, quindi un po' a reinventarci tutti i giorni uscendo dagli schemi, che un po' sono anche le proprietà dei materiali innovativi che noi stiamo sviluppando all'università, quindi materiali che si adattano e che cambiano nel tempo. E questo secondo me lo si può fare sia con grande impegno, quindi studiando a fondo una problematica che si vuole risolvere, però anche cercando di uscire dai piccoli gruppi specializzati all'interno di quella che può essere una certa professionalità e cercare di parlare anche con gli altri, quindi in ambienti più multidisciplinari. In questo proprio oggi avevo nominato la metafora dell'aquila, nel senso che abbiamo molto da imparare dalle aquile, ossia di riuscire a volare in alto per avere una panoramica molto ampia e quindi vedere anche all'interno di un'attività la direzione che sta prendendo, tutto quello che c'è intorno, le forze a cui è soggetta e così via, però lo stesso riuscire, nonostante questa grande visione, a non perdersi nei dettagli e avere l'acutezza di, così come l'aquila va impicchiata sull'obiettivo, riuscire a capire quali sono i punti critici dove bisogna intervenire per innovare e creare nuove soluzioni.